in questo nuovo video Roblox. Quest'oggi dobbiamo guidare un'auto, saltare il più possibile, schiantarci, frantumarci, ma guadagnare punti dal fare i salti sempre più lontani, comprare pet, comprare veicoli, migliorarci sempre di più e guadagnare sempre di più. Let's go! Prendi tutto il carburante. Siamo velocissimi. Allora, dobbiamo raccogliere tutto il carburante che c'è qua. Ma qui posso scavare? Vediamo cosa succede se scavo. Ovviamente abbiamo iniziato 590 di gas. Ricordati che se ti propone di scavare, devi scavare. Ok, lo sto facendo adesso. Allora, sono pieno di gas, quindi noi andiamo qua, abbiamo l'auto base, saltiamo, facciamo un volo incredibile e ci schiantiamo. Ovviamente avevo il gas. Sì, sì, sì. Un buon modo di partire. Allora, siccome tra 30 secondi si ferma il primo round, cerco di accumulare il più possibile il mio punteggio. Ma non avevo capito che ti schianti letteralmente. Cioè, esatto, che proprio ti distrugge. Ci sei tu mezzo svenuto lì, bellissimo. Fede prima mi deve far arrabbiare. Fede prima mi deve far arrabbiare. Oh, ma che vuoi? Io non sto facendo nulla. Capriola doppia. Allora, il primo pet. Vabbè, no, ma quanto costa? Si è ridotto. Ok, non era 1700? Sì, praticamente sì. 1700. 1750. Molto bravo a correre e ha già più di 5000 punti. No, non puoi fare il volo aggiuntivo. Maledetti. Allora, va bene, compriamoci il primo pet. Ma penso che me ne escono due in realtà. Vediamo. Numero uno. Ta-dum, il cane base. Molto male, molto male. Ottimo. Il più comune di tutti. Infatti, numero 2, volpe epica. Molto bene, molto molto meglio. 4.2% di chance. Vabbè, ho già avuto fortuna, ho capito. Equipaggia. Ci prendiamo anche questo primo bonus. Ho 1600 di gas in questo momento. Ne raccolgo un pochino in giro. Non vedo zone da scavare. Gatto, io perché trovo sempre il gatto? Sempre. È vero sta cosa. Ogni volta che devo aprire dei pet, gatto comune, ovviamente. Ecco, un altro. Ne posso comprare un altro ancora? Penso di poterne comprare. Sì, ha voglia, forse altri due. Abbiamo completato un'altra missione. Raccogli. Top. Il cane, ovviamente tutti comuni. Ti pare? Figurati se Fede trova quello epico. Allora, sono riuscita a comprarne tre, ma ovviamente i più comuni tra i comuni. Quindi, sinceramente, nulla che secondo me mi svolta la situazione. Ok. Boom. Ah, vabbè. Bel volo. Abbiamo guadagnato veramente tanto. Sono molto contento di questa cosa. Raccogliamo anche questa missione. Wow, siamo ricchi. Il mio dubbio, ragazzi, è questo a 250.000. Posso scegliere anche il colore, però. Molto carina questa cosa. Questo è il nostro veicolo al momento. Gli posso cambiare colore? Mi sa di sì. Allora, abbiamo 3200, 16000 ci esce già il nuovo pet? Non ci credo. Un pochino di fortuna, non comune ci va bene, non comune. Il più base, le più base, le più base, le più base, le più base? Esattamente. Ovviamente. Ma come si cambia il veicolo? Perché allora abbiamo... Vedi? Oh, il Monster Truck, mamma mia, 1200 Robux, però è bellissimo. Come lo cambi? Perché... Premi su automobili, premi sull'automobile che hai tu in questo momento. Ok. E scegli il colore in basso. Allora, quello l'ho già fatto, ma come potenzio la mia auto? Selezioni gli altri questo? Veicoli, tipo l'1.5 per e leggi il prezzo. Ma siete matti, ragazzi. Cioè, ma anche i prezzi in Robux sono folli. Lo so. Mi è venuto un dubbio. Ovvero? Allora, per adesso compro quello da 15.000 perché è una certezza. Però ho visto, non so se l'hai notato, che si possono potenziare i pet. Ah no, non ci ho fatto caso. E quindi il dubbio è compro quelli a 15.000 o compro quelli da 1700 ma li potenzio. Ho trovato comunque un coniglio raro. Io ne prendo uno da 15.000, vediamo che trovo. Allora, togliamo questo ed equipaggiamo questo. Gattino raro, quindi mi è andata bene. Di quelli da 15.000? Sì. Buono. Allora, ne posso tenere fino a 5. Però sì, effettivamente bisogna capire se li possiamo potenziare. E quanto diventano forti se potenziati. Esatto. Allora, ne prendo mentre un altro. Stiamo fermi, raga, io compro questi. Cane. E quindi siamo a 2 cani su 5. Se volessimo potenziare il cane, vediamo chi ci ricapita. Coniglio raro. Ma perché? Aspetta. Dimmi. Perché ho un pet epico da 500? Non lo so. Ah, le ricompense. Sicuramente me l'ha dato la ricompensa. Ok. Mi fa molto piacere. Dovresti averlo anche tu, praticamente quei trofei. Ok, eccolo qui. Ecco così, qui. Abbiamo entrambi lo stesso. È molto carina, tra l'altro. Eh sì, è molto carina. Allora, che succede? C'era una X da scavare. Ognuno vede le sue, quindi non capivo che cosa stai facendo. Più 470 gas, raga, è tanta roba. Abbiamo 20.000, quindi potremmo prendere un altro pet da 15. Però io sarei curioso, in realtà. Dai.
Investiamo del tempo per capire qua come funziona. Gatto, non me ne faccio nulla, porca miseria. Oh. Dai, 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 dai. Cane, mi sa che siamo a 3 o a 4. 4 cani su 5. Vediamo se. Dammi un cane. Sì. Ok. Vediamo se ne vale la pena, se diventano strapotenti allora, oppure no. Animali, lucido 5 di 5 più 300, fa schifo. Vabbè, penso che sia come il base da 15.000, mi pare che sia a 300. Beh, giusto? Sì, comunque era 100 triplicato a 300, quindi non è che, sì, ma buono, che sia non ne vale roba. Molto la pena, secondo me. No, io invece sono abbastanza indeciso. Nuovo record da 5.600, in questo momento abbiamo 20.000 punti. Andiamo a comprarci un uovo da 15.000. Il problema è che il prossimo ne costa 150.000. Ma che bellino! Epico da 800! No, ma fantastico! Equipaggia. Raga, abbiamo triplo pet epico con un 3810 di gas più 900, più 1900 dato dagli animali. Facciamo un volo che raggiunge i 7.000 di distanza. E io spero che abbiamo fatto un nuovo record. Come fatemene trovare uno raro, dai, non dico epico, ma raro. Come fa a fare? Ecco. È molto strana. Non lo so. Cosa. Anche pet peggiori, quindi non ho la più pallida idea. Equipaggio al meglio, perfetto. Dai, qualcosa di bello. Dai. Cos'è la macchina fotografica? Che miseria. Oh, metti macchina fotografica mentre ti lanci. Perché? Perché vedi in prima persona e non ci capisci più nulla, è bellissimo. Ah, sì? Sì, sì. Allora, fammi vedere. Dov'è? Praticamente, ah, sì. Vedi... Vabbè, ma fa venire mal d'auto. Lo so, infatti un lancio così ci sta. Ovviamente non tutti, ma uno ci sta. E poi è ancora peggio quando ti schianti. Non mi è piaciuto per niente come esperienza. E raga, abbiamo 6.000 adesso, quindi dovremmo fare dei voli decisamente più importanti ed interessanti. Ma vediamo se siamo fortunati a trovare il pet raro che ci manca. Raro, però non so quale dei due, perché ci sono due rari. Quindi dobbiamo controllare adesso se li abbiamo. 5 di 5. Ok, ho fatto quello da 1200 anch'io. Disequipaggia, equipaggia. E tanta roba. Guarda che puoi fare equipaggio al meglio, eh. Ah. Giusto per fartelo sapere. C'è il tasto. Però Ferra comunque più gas di me. Anche a 7.000 io... mica tanto, quindi. Lo so, però guarda che io ho due pet epici più quello potenziato così. Sono molto più avanti di te coi pet. Però scusami, quanto ti danno gli animali? A me 2850, com'è possibile che ti dà di più a te? Non lo so. Scusami, i miei sono da 800, i tuoi? Boh. Aspetta, ma quanti pet si possono equipaggiare? 5. Ma che sei scemo, Steph? Ora è tutto chiaro. Ma oggi stai dormendo, no, o stai giocando? No, scusami, c'è sempre il limite da 3. Ho capito, l'ho dato, ma per scontato. Ma controlla, ogni volta che sei nella schermata, controlla prima porca di darlo per scontato. Miseria, oh. Sei tutto scemo oggi, ma come puoi? Guarda che volo! Ecco perché non riuscivi a combinare nulla. Sembrava strano che Fer vincesse su di me per una volta. Vabbè, non stavi equipaggiando le cose. C'era qualcosa che non tornava, ragazzi. Ovvero la tua intelligenza. Io, allora, stavo pensando che fosse un animali. Po' strano, oh, posso lucidare un altro cagnolino. Equipaggia al meglio, perfetto. 23.000. Buono. 26.000 pezzettini. Quindi ci basta farlo un'altra volta per comprare il pet di potenza 3. Let's go. Allora. Penso anch'io di aspettare forse quelli da 145.000. Volevo quello raro, però... Cioè quello epico, scusate, ma non riesco a trovarlo. Non riesci a trovarlo, poverina. Eccoci qua. Nuovo record, di nuovo, 26.071 punti e possiamo, per la prima volta, comprare questo. Mi va bene il demone abisso. 19% è buono. Mais della vita. Mais della vita. 10% di vabbè, drop. Basta, Steph, rotto le scatole. Tieni equipaggiati di nuovo 3. Equipaggia al meglio, grazie. 1.400 più 1.200, abbiamo una potenza da 10.000 adesso. Sono curioso di volare di nuovo, allora vi dico questo. Però, ragazzi, devo dire anche che per quanto io prendo sti pet, non è che so proprio la potenza fatta potenza. Eh no, infatti, ma pensa ai veicoli che costano 250.000, come facciamo a comprarceli? Non lo so. Beh, vabbè, in realtà ai veicoli pian piano ci stiamo anche avvicinando e contando che li compri solo una volta, ti dico che il prezzo non è neanche così assurdo. Invece mi stupisce di più l'inutilità che stanno avendo i pet. Allora, raga, dovremmo fare, penso, almeno un 25.000 contando i potenziamenti fatti. Forse anche 26, 27, quasi 28, tra il 27 e il 28.000.
Che ci porta comunque a guadagnare 31.000 pezzi alla volta. Che vuol dire che comunque ogni 5 salti noi ci compriamo uno di quei pet. Vediamo. Demone. 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 Vabbè, basta però, Non ci Steph. credo. Cioè, a un certo punto No, non ho basta. niente da dire. Non ho niente da Cioè, dire. comunque alla fine tu ste mappe sei sempre in vantaggio solo per fortuna, perché non c'è altro, c'è solo trovare i pet, non c'è abilità, Allora, perché l'abilità non ci può essere se devi solo lanciarti dritto e non devi cliccare ci sono nulla. delle mappe in cui chiaramente faccio delle Ma strategie guarda, stai migliori e più zitto. intelligenti. È Questa solo che sei volta estremamente fortunato. ammetto che si tratta di fortuna, ma non ho nulla da nascondere, capisci? Perché non c'è vergogna nella Guarda fortuna. come vola, sei un pagliaccio. Sei un pagliaccio nell'auto. 32.000. Vabbè, vabbè. Ragazzi, penso che due lanci e compriamo il primo veicolo. È una delle mappe più lente che abbiamo giocato nell'ultimo tempo. Nell'ultimo tempo sì, ma di Vero? questa tipologia ce ne sono tante altre Sì, lente. perché comunque è incredibile come se tu guardi la barra sotto, siamo nemmeno Sì. ad un decimo di quello che puoi fare nella mappa dopo tutto questo tempo di gioco. È assurdo, se ci pensi. Certo. Allora, ma tu hai mai girato la ruota? Sì, l'ho girata, mi aveva dato 50.000. Ok, guarda me. Script. Come i pet. Scriptino. Guardate che carini i miei pet. Sono troppo Steph invece belli. ha contattato uno scripter per farsi modificare l'account di Roblox e avere i pet sempre con la fortuna, capito? Ok. Loro li scriptano su normale, tu hai fatto in modo di scriptarli in un'altra. Non lo so, non so come si possano scriptare, però è una scemenza che volevo dire. E quindi tu hai sempre quelli dal raro in su. Scusami, ma dove si compra il veicolo? E non si compra da lì. Non funziona il tasto. Come non funziona il tasto? No, lo sto premendo, ma mica me lo dà. Qui, Steph! E non te li dà! Vedi? Ma è rotto? Ma ragazzi, è uno scam! Cioè, dovresti prenderlo da lì! Ah, Ok, ecco! io andavo riselezionato. Va Ok, bene. va bene! Allora, facciamoci il veicolo blu e vediamo quanto cambia. Io stavo guadagnando con leggermente meno di questa velocità. Guadagnavo circa 38.000. Quindi se guadagno 50.000. E Secondo vabbè, me però siamo andati guadagni. tanto più avanti, raga. Dovrei guadagnare 50-55.000 per essere worth it. 42.000. T'avevo detto che costano troppo in relazione a quello che danno. Scamerino, scamerino. Mi sembra veramente eccessivino. Però sono Oh, ne contento di aver trovato. preso il primo veicolo. Cioè, comunque era un obiettivo. Guardate i costi poi fuori di testa, raga. Questo qua 2200 Robux. Cioè, non 200 Robux, Infatti, ma sapete quanti 2200. sono? Cioè, sei matto. Sono veramente troppi. Infatti, secondo me sbagliano a mettere prezzi così alti. Se mettessero prezzi più onesti, secondo me le persone comprerebbero anche di più. Perché così, dai, mi stai scammando, ma sei Lo matto. penso anch'io. Comunque, sono soddisfatto della fortuna che ho avuto coi pet e della fortuna che ho avuto ad ottenere tutto quanto per comprare almeno il prossimo veicolo e a scoprire che, come pensavo, non cambia una ceppa. Quindi Ovviamente. ci fermiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!